Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Il Palermo è una realtà viva della città, vuole esserlo, sapendo che attorno a questa società c'è tanto calore, tanta passione. E a questo proposito io ho sempre detto, uno dei nostri punti di riferimento è che la gente ritorni al campo, ritorni a riempire numerose i nostri spalti. A questo proposito noi abbiamo pensato, proprio per venire incontro alle esigenze della nostra gente, di lanciare dopo la gara col Torino un mini abbonamento per permettere a quante più persone possibile di riavvicinarsi alla propria squadra attraverso delle condizioni veramente notevoli. Praticamente si tratta di 5 gare, sono le partite contro Milan, Sampdoria, Catania, Juventus e Fiorentina, quindi diciamo 3 partite, ora subito, 3 partite di cartello che praticamente sarebbero pagate praticamente 2-2 in regalo. Fra qualche minuto poi lascerò la parola al nostro responsabile per il dettaglio delle cose. Quindi è un gesto da parte nostra che facciamo molto volentieri. Vogliamo che la gente stia vicino a questa squadra, che la senta propria e che ritorni numerosa al campo. Quindi questa ci sembra una delle prime iniziative che noi contiamo di fare nel prossimo futuro. Vi passerei subito la parola al signor Castano per spiegarvi un po' nel dettaglio i prezzi, praticamente, quindi, che il dettaglio è presto fatto, e la proporzione che su 5 gare praticamente 3 si pagano e 2 non si pagano, o 1 e 3/4, quindi c'è un risparmio veramente, veramente notevole, no? E detto questo, prima poi di lasciare spazio a qualche vostra domanda, passerei la parola al signor Castano. Buongiorno, il meccanismo è identico alla campagna abbonamenti estiva, quindi è riservata ai titolari di tessera del tifoso e quindi l'abbonamento gli verrà caricato, così come è stato nel periodo estivo, sulla tessera del tifoso e anche a coloro i quali ne fanno richiesta della stessa. Quindi, prego. Quindi chi non ha la tessera del tifoso può fare richiesta. Esatto. In tempo reale, con la richiesta che potrà fare al primo piano dei nostri uffici in via del Fante alla sede, gli viene rilasciato il foglio di richiesta, il modulo compilato, e con quello può accedere al mini abbonamento. I prezzi, come diceva il dottor Romologo, sono abbastanza compressi per quello che è il meccanismo dei ratei, e quindi dovendo salvaguardare anche coloro i quali hanno fatto l'abbonamento a 19 gare. Però dottor Lo Monaco, come ben potete vedere dai prezzi, ha fatto sì che 2 partite siano in omaggio, una partita di fascia B e una partita di fascia A, questo esattamente al centesimo per la curva. Per gli altri settori siamo stati costretti a ritoccarli, ma appena di pochi euro. E i botteghini saranno aperti da domani, da lunedì, e si potrà comprare sia ai punti vendita all'automatica tradizionale dove si vendono i biglietti, e tramite il sito l'Isticket o il Palermo Calcio via internet.
a questo meccanismo, cioè a queste rivendite possono accedere solo coloro i quali hanno effettivamente la tessera del tifoso originale, mentre per quanto riguarda tutte le richieste con il modulo siamo costretti a doverlo fare obbligatoriamente allo stadio. Quindi il nostro botteghino sarà aperto sin da lunedì negli orari già comunicati, dalle 9.30, 13, 16, 18 e 30. Scusa Gaetano, solo, quando dici solo il modulo intendi quindi quelli che, no, che si abboneranno adesso per la prima volta, o anche quelli che non l'hanno ricevuto ancora dopo essere stato abbonato? Ancora c'è gente che ha fatto richiesta 20 giorni fa, che ha magari ha l'abbonamento però non ha la tessera del tifoso, cioè no, 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 quelli che hanno l'abbonamento, che l'hanno fatto già nel periodo estivo, al 90% hanno già ricevuto il modulo, la tessera originale, ma in ogni caso non si potrebbe riabbonare. Mentre oggi c'è molta gente dei nostri vecchi abbonati dell'anno scorso o di 2 anni fa che hanno la tessera del tifoso, e quindi questi possono accedere a questo mio abbonamento con la tessera del tifoso che loro già hanno in mano, mentre per coloro i quali non l'hanno, perché non l'hanno richiesta, perché ancora non gli è pervenuta, con il modulo si potrà accedere al mio abbonamento. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.